Carissimi lettori di AndroidChaotic.it, benvenuti a questa nuova video recensione dove vi mostreremo il nuovo LG Optimus L5. Si tratta di uno smartphone economico uscito da poco tempo sul mercato degli smartphone Android. E perché economico? Beh, semplicemente perché si può trovare e si può acquistare ad una cifra intorno ai 150-200 euro. Ma vediamo subito le caratteristiche di questo terminale e anche il suo design. Ecco qua, intanto. Questo è il design, come potete vedere, il retro molto carino. Lo speaker si trova in questa posizione, macchina fotocamera con flash LED da 5 megapixel e, come potete vedere, è un 4 pollici, caratteristica che lo rende abbastanza unico, soprattutto per essere uno smartphone economico. Accendiamolo subito. Ecco qua, è già acceso, vi faccio questa è un'altra caratteristica molto apprezzabile, è la presenza della nuova interfaccia Optimus 3.0. Come potete vedere, è davvero molto molto carina come interfaccia. Anche la fluidità non è per niente male. Come potete vedere, andiamo, ecco una cosa che si nota è un certo periodo di caricamento, soprattutto all'inizio quando si passa dalla schermata principale alla home, come potete vedere. Altra cosa da non poco conto è che possiede subito preinstallato Android 4.0.3, che si comporta davvero molto molto bene. E per essere poi soprattutto uno smartphone economico è veramente una caratteristica che apprezziamo davvero molto. Ice Cream Sandwich preinstallato. Per quanto riguarda caratteristiche tecniche, il processore è mosso da 800 MHz, quindi un processore sicuramente di livello molto basso, ma che però, aiutato anche dalla nuova interfaccia e da Ice Cream Sandwich, comunque riesce a ottenere delle buone performance. Altra caratteristica è la RAM da 512 MB, che per un device di fascia bassa non è neanche male, anzi direi che va proprio bene come RAM, e un ROM, quindi memoria interna di 2,5 GB, però espandibile tramite micro SD, fino a 32 GB. Una caratteristica invece che abbiamo apprezzato relativamente poco è la molto bassa risoluzione del display. Infatti, pur essendo un 4 pollici, possiede una risoluzione di 320x480 pixel HVGA. Insomma, sicuramente non è una grande risoluzione e si notano anche i pixel. Vediamo se riesco a farmi vedere anche a voi, però vi posso assicurare che purtroppo si vedono molto, anche voi potete apprezzarli sicuramente. Guardiamo un po' l'aspetto multimediale di questo device. Cominciamo a provare ad esempio un gioco come Temple Run.
Abbiamo. Caricamento un po' lunghino, come potete notare. Scusate. Ecco, una cosa che ho notato è che intanto questo display non ha una non è visibile molto guardandolo verso l'alto, infatti potete notare anche voi che si scurisce veramente tanto. Invece guardandolo dal basso diventa sempre più chiaro, sempre molto più chiaro, finché proprio non si vede. Ecco qua. Come potete notare, il gioco va abbastanza fluido. Questo qua è un gioco con una grafica di livello medio-basso. Comunque ci si riesce a giocare abbastanza bene. Altra particolarità, sempre del display che non è molto convincente, è il fatto che non è strettamente molto sensibile. Quindi in alcuni casi bisognerà premere più del dovuto, diciamo. Ok, torniamo nel menu principale. Ecco, come potete vedere, si riesce a giocare molto bene, abbastanza bene, ai giochi con una grafica di livello medio-basso, come Temple Run. Quindi, insomma, dipende dal vostro utilizzo. Nel caso in cui non vi interessi giocare a giochi particolarmente evoluti, questo device è più che consigliabile. Guardiamo adesso come funziona, ad esempio, la lettura. Apriamo un libro che ho scaricato già da un po' di tempo. Ecco come lettura, diciamo, non è per niente male. Adesso andiamo a vedere la navigazione in internet, come funziona il terminale nella navigazione. Ecco, già parte subito il nostro sito. Come potete vedere, non è per niente male, anche se insomma la risoluzione non è delle migliori e non aiuta più di tanto. Ovviamente mi riferisco come confronto soprattutto a device di fascia bassa, e posso assicurarvi che l'esperienza di navigazione non è male. Scrolling funziona abbastanza bene per essere un device di fascia bassa, sempre. E zoom, anche lo zoom non è, è abbastanza fluido. Vediamo un caricamento di una pagina. Anche caricamento piuttosto veloce, sì. Cioè, sicuramente è abbastanza buono. Guardiamo un video. Si deve caricare.
come potete notare, anche questo è un video su YouTube, diciamo, è piuttosto fluido. Un'altra caratteristica molto importante e molto buona di questo terminale è la presenza del modulo NFC, fatto ad esempio con la confezione, vi sarà ad esempio questo adesivo che praticamente farà entrare attraverso un semplice contatto con lo smartphone in modalità auto lo smartphone stesso. Proviamolo subito. Basta avviare piccolo contatto e, come potete vedere, entrerà nel navigatore e anche nella modalità auto. A questo punto posso disattivarlo semplicemente, non accetto, e basta. Guardiamo la fotocamera, una fotocamera, ricordo, da essere da 5 megapixel e con autofocus, flash LED che non è di molto più potenti, e una cosa abbiamo notato, diciamo che non prende le ombre in maniera superlativa, e quindi le foto in notturna o quasi non verranno proprio bene. Però insomma siamo comunque a dei livelli molto accettabili, soprattutto per essere, ricordiamo, uno smartphone economico. Facciamo adesso un piccolo confronto con un suo fratello maggiore, eccolo qua, l'LG Optimus Dual. Come potete vedere, le dimensioni sono più piccole in questo caso nel nuovo L5, pur avendo il display dalla stessa ampiezza. Altra cosa è che l'L5 è anche più leggero rispetto all'LG Optimus Dual, infatti pesa 122 grammi. In più anche il design, anche se ovviamente i design sono parametri oggettivi di valutazione, quindi soggettivi di valutazione, non possiamo dire che sia migliore sotto il profilo design, però diciamo che almeno a me è piaciuto veramente molto. Magari sotto caratteristiche tecniche, hardware, display e così, è sicuramente molto più performante e veloce l'LG Optimus Dual. Guardate anche ad esempio la risoluzione, si nota subito che la risoluzione del Dual è molto più alta. Anche i colori del display, siamo a un altro livello con l'LG Optimus Dual, però diciamo che l'LG Optimus Dual fino all'anno scorso era un prodotto di fascia alta, poi vabbè, ha avuto qualche problema di software, di aggiornamenti che non sono stati effettuati subito, brillantemente, infatti ancora non è aggiornato ad Ice Cream Sandwich, però ricordiamo che questo qua, l'LG L5, scusate, intanto è aggiornato ad Ice Cream Sandwich, e poi in più il design appare veramente, almeno a mio giudizio, è un design molto più carino e studiato. Ok, per il momento è tutto. Un saluto dallo staff di androidchaotic.it e un arrivederci alla prossima video recensione.